Medicina, salute, benessere. Conduce Liana Radici. Buongiorno, buongiorno a tutti e bentrovati in questa prima puntata del 2013. Radio Yes sempre con voi anche in questo nuovo anno a tenervi compagnia. E anch'io, Liana Radici, a parlare di salute e di benessere. Avete ballato tanto, avete camminato tanto durante queste feste? Che cos'è che avete fatto? Vi fanno male i piedi? Ecco, forse se vi fanno male perché avete ballato tanto, sicuramente non è un problema, non è un grosso problema, basta riposare e fare, che so, un bel pediluvio. Invece esistono tantissime persone che non riescono neanche più ad infilarsi le scarpe per camminare perché hanno un problema grande ai piedi, ovvero stiamo parlando dell'alluce valgo. Per correggere, per parlare, per curare l'alluce valgo abbiamo in collegamento telefonico il dottor Andrea Scala, chirurgo ortopedico. Dottore, tanti auguri e ben trovato. Buongiorno, tanti Buongiorno. Auguri a voi, a lei Liana e ai suoi ascoltatori. Allora, dottor Scala, l'alluce valgo, vogliamo intanto dire ai nostri ascoltatori di che cosa si tratta? L'alluce valgo è la deviazione verso le altre dita piccole dell'alluce del dito grande, del ditone, del piede. Ecco. E quindi l'alluce si piega, ma la cosa di cui si lamentano di più e che è più evidente è la formazione di quella cipolla. Anche bruttina da vedere, devo dire. Che le signorine proprio detestano, perché magari si vedono, vengono in visita delle ragazze, delle splendide ragazze, delle signore affascinanti, però insomma, che non possono tirar fuori i piedi e assolutamente non possono certo mettere dei sandali estivi, delle scarpe aperte. Esattamente. Però a parte l'aspetto estetico, esatto. Al di là dell'aspetto brutto, in realtà questa noce, questa cipolla batte contro la scarpa e sfrega la cute, sfrega contro la scarpa, e questo fa una borsita infiammata, fa dolore, questo veramente fa dolore. Quindi ci possono essere anche dei problemi, che so, addirittura di infezione. Sì, ho osservato le volte che la cute si ulcera, si interrompe, si fa certo. Una feritina, e questo può essere pericoloso. L'altra cosa che devo dire subito è che invece capita il contrario. Ci sono quelle signore, soprattutto di una certa età, che dicono: dottore, ma in realtà quest'alluce alla fine il dolore insomma è tollerabile, lo sopporto, riesco anche a tollerare questa bruttura, ma insomma invece il dolore è sotto i metatarsi, per cui l'alluce valgo in realtà apre la porta a una malattia più grave, più importante, che è la metatarsalgia, cioè il dolore sotto le altre dita. Quindi questi due problemi sono collegati tra di loro? Sì, Liana, perché quando l'alluce si devia, quando l'alluce si volta verso le altre dita, in realtà è la spia, sa come quando si accende la spia sul cruscotto? Certo. È la spia che non funziona la parte interna del piede, il cosiddetto arco interno del piede. C'è quindi, un cedimento, c'è un appoggio plantare errato? Esattamente, c'è un cedimento strutturale, quindi il piede perde, si allentano i legamenti con il tempo, con l'usura, con l'uso, e quindi il carico, invece di andare su questo ditone bello grosso, quello si ritira un po', si toglie un po' dal gioco. E quindi costringe le altre dita più piccole, più delicate, più fragili ad accollarsi tutto il peso. Esattamente, quindi siccome non sono attrezzati, è come se tutte le valigie di una famiglia in viaggio le portassero i bambini. Certo. E quindi prima o poi bisogna pagare le conseguenze con l'uscita di questa cipolla. Aggiustare l'alluce, prima di tutto, la visita è per un problema, diciamolo francamente, insomma, estetico, perché è brutto. Però dobbiamo dire che dal punto di vista medico, dal punto di vista scientifico, invece il problema è la metatarsalgia, cioè è la metatarsalgia. Ma quindi vuol dire che tutte le persone che hanno i piedi piatti poi sono soggette ad avere anche l'alluce valgo, no? Sì, l'alluce, il piede pronato si accompagna molto spesso all'alluce valgo. In realtà l'alluce valgo è nelle famiglie. Tanto spesso
le mie signore dicono: ma come, da mamma, da papà, con tante ricchezze che potevo ereditare, tanti appartamenti, però ho ereditato proprio la Luce Valgo, perché ecco, nelle famiglie, cioè, è un fatto ereditario un po', sì, ecco, è molto presente, tant'è vero che lo vediamo nelle ragazze giovani a 14 anni, delle bellissime ragazzine che fanno lo sport, uh-huh, la danza, la pallavolo, tutto quanto, vengono e già presentano giovani la luce, perché è proprio insito nel loro organismo. Certo, quindi geneticamente presente. Ecco, ma quando si parla ad esempio di soggetti giovani, come ci sta spiegando lei, ma anche in questi casi bisogna intervenire chirurgicamente oppure esiste qualche altro tipo di soluzione? Allora, qual è la questione? Io sono proprio stato un testimone di come sono cambiate le cose nella medicina. Uh-huh. Allora, i miei professori, ottimi professionisti, incorrevano in un equivoco. Vedevano il dito storto, uh-huh, e si sforzavano tecnicamente di mettere dritto questo dito, quindi lo trazionavano, lo spostavano. Ma una cosa dolorosissima, che era cos'è? Una cosa molto dolorosa ed era molto frustrante sia per il paziente che per il chirurgo, perché che cosa succedeva? Che ritornava. È chiaro. Per cui per tanti anni questo intervento è stato molto impopolare, la gente non lo voleva fare e il professore, conscio del suo limite, diceva: ma signora, ma lasci perdere, lo faccia quando non ne può più. Ah, ecco, quindi anche loro sconsigliavano. Che cosa è successo? Nel frattempo, in questi anni, è stato capito che non è il dito che bisogna mettere dito, non che è questa lucione, non è il dito, uh-huh, grosso, ma sotto le dita ci sono 5 dita e 5 metatarsi. E quindi l'operazione è sul metatarso. Su tutto il metatarso, non soltanto il metatarso che riguarda la luce. È il primo metatarso. Ah, ecco. Il primo, uh-huh, metatarso. Allora, è quello che perde il parallelismo rispetto agli altri, si devia, si gira verso l'interno, è la causa di questa noce, è la causa di questa cipolla. Uh-huh. E bisogna spingere dentro, proprio detto proprio chirurgicamente parlando, bisogna spingere dentro questa cipolla, rimetterla a posto, riaccompagnare, uh-huh, il primo metatarso accanto agli altri, ridare il, sì, parallelismo, quindi ridare la giusta luce posizione, conseguentemente ritrova la sua base d'appoggio e si rimette dritto da solo, quindi questo passaggio scientifico, sì, tra curare veramente l'origine del problema, cioè si chiama osteotomia, tagliare il metatarso e rimetterlo a posto. Mamma mia! Questo consente di curare il piede. Ecco, ma è recidivante oppure no? Allora, questo è molto interessante. Siccome questo è un intervento bello, definitivo, io questo, non so, dottore, mi permette, è bello per lei perché lei è un chirurgo. Perché qual è la soddisfazione per un chirurgo? È fare un intervento bello, definitivo, razionale, che non ritorna e non ci si pensa più. A quel punto è possibile farlo anche una ragazza di 16 anni. Ah, io ho pazienti, ecco, che a quel punto, che fanno lo sport, che sono impedite, vogliono risolvere risolvere. Allora, io in tutta onestà, in tutta franchezza e con la coscienza a posto, posso proporre, cosa che non si poteva fare quando prima, ero studente. Se così come adesso diceva lei, posso, no, proporre un intervento definitivo che non ci si pensa più per tutta, mm-hmm, la vita, anche a 16 anni. Anche ad un ragazzo giovane.